pitala, oh my gosh. Oh, is that it? Ciao! Oh. Cominciamo? Sì. Allora ragazzi, oggi per la prima volta parleremo un po' di noi. Allora, che lingua parliamo? Credo che inglese, cinese, russo. Come russo? Scusa, italiano. Non sei cinese? No! Allora, chi sei tu? Come ti chiami? Che lingua parli? Dai! Mi chiamo Irina. Sicura? Sono russa. Sì! Come russa? Sì. A me è cinese, ma io l'ho detto, eh! Sono russa e... Oh, non lo so. E come mai parli italiano? Invece non puoi suoi italiano. Ok. Allora, è una difficult question. Questo non lo taglio, lo metto nel video. No! Sì, lo metto. No, questo è bello, dietro le quinte. Ok, dietro le quinte. Guarda il rosso, va bene. No, всем привет. Меня зовут Ирина, я из России. Cosa fai in Cina? Adesso lavoro. Dove lavori, che fai? Lavoro in una scuola di inglese, da Xi'an. Insegno inglese per i bambini. Quindi Irina, sentite, parla russo, cinese, e poi inglese, un po' italiano, un po'. Lo stiamo studiando insieme, e un'altra lingua, che lingua è? Buryat, no? Sì. Quindi Irina, tu non sei cinese, adesso qualcuno starà pensando, ma questa è russa, questa è cinese, ma che dice? È vero che sei russa, no? Spiegaci. Because I was born and raised in Russia, and also my father, my mother, my grandfather, my grandmother, they were born in and raised in Russia, in the Soviet Union before. Because maybe I don't look like typical Russian, because I'm like one of the national minorities. Quindi poi una cosa che ho imparato anche io, perché in questi anni con Irina, stando con Irina, ho imparato tante cose anche sulla Russia, un po' di lingua. Parlo bene il russo? Sì. Sì, era un po' indecisa. E comunque in Russia, mi spiegava Irina, ci sono oltre 180 minoranze etniche, tra cui la minoranza etnica dei Buryati. Sì. Quindi si dice Buryat in russo. E la regione della Russia è la Buryazia. Chi sono io invece? Va bene, io sono Paolo. E qual è un po' il mio percorso? Cosa faccio in Cina? Ho iniziato nel 2014 a studiare cinese all'università, conclusa la triennale, ho vinto una borsa di studio all'Istituto Confucio e insomma sono in Cina il primo semestre per 6 mesi ad inizio 2018, quindi sono in Cina dal 2018. Finito questo periodo di 6 mesi, ho studiato un altro anno la lingua, ho approfondito la lingua. E poi dal 2019 ho vinto un'altra borsa di studio sempre dell'Istituto Confucio e dal 2019 sto facendo un master per diventare insegnante di lingua cinese. Quindi sono all'ultimo anno di master e sto per laurearmi, insomma, a breve. Principalmente, ecco, faccio questo in Cina. Allora, Irina, raccontiamo un po' di noi. Come ci siamo conosciuti? Parlo inglese. Ma qualsiasi lingua, va bene. Parla buryat, dai. Ci siamo conosciuti al compleanno di un nostro caro amico Pasquale di Napoli. Quindi nostro caro amico Pasquale che salutiamo. Ciao Pasquale. Ciao Pasquale, ciao anche Lorenza Pasquale. Sì, ci siamo conosciuti al compleanno di Pasquale perché, beh, è una storia un po' lunga. Praticamente Pasquale nel 2018 era il compagno di Irina quando Irina faceva la magistrale, anche lei ha fatto la magistrale qui, si è laureata l'anno scorso e aveva invitato Irina perché appunto erano compagni di classe. Io e Pasquale eravamo amici, quindi ci siamo conosciuti al compleanno del signor Pasquale e niente, ci siamo conosciuti al compleanno. È stato un colpo di fulmine, vero Irina? Colpo di fulmine, non lo so. Allora per Irina no, perché è stato un dramma, no, va bene, non raccontiamo questi retroscena oscuri. No, va bene, comunque ci siamo conosciuti, per me è stato un colpo di fulmine. E alla fine, dopo varie peripezie, ce l'abbiamo fatta. Da quanto tempo stiamo insieme? Ti ricordi? Sì. Quanto? One year and 9 months. E se noi di solito parliamo inglese, cioè a casa oppure in generale, comunque una lingua nostra
è inglese. Possiamo parlare sia cinese, perché anche lei comunque è molto brava, parla cinese, oppure inglese. Quindi abbiamo il cinese e l'inglese come lingua in comune. A volte parliamo inglese, a volte parliamo in cinese, ma diciamo che non abbiamo una lingua fissa perché è una nostra una lingua ibrida, dico sempre, perché parliamo inglese, cinese, italiano, russo, poi quattro lingue così. Per esempio, una frase capita a volte di usare quattro lingue nello stesso momento. Allora, Irina, domanda da 100 milioni di dollari. Com'è vivere con un italiano? Это очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, не все итальянцы, конечно, разные. И, ну, я могу сказать, что жить с Павло очень интересно. Каждый день что-то новое. Мы узнаем новое друг о друге, делимся новыми знаниями. Allora, ultima parte di questa intervista, programmi per il futuro. Quali sono i nostri programmi? I don't know how to say. No, это сложный вопрос. Это манда difficile. Veramente difficile, ragazzi. Non lo so, credo che... Allora, come si dice in russo? Jom avidim? Поживем, Ah, увидим. pajivom avidim. Lo scopriremo? Chi vedrà, vedrà. Sentite ragazzi, programmi per il futuro, ma diciamo che oltre a studiare cinese, diventare insegnante cinese o altri programmi, sto facendo altre cose, non lo dico, porta sfortuna. E quindi vedremo, dopo la laurea probabilmente cambierò totalmente così la mia occupazione da insegnante di lingua cinese, farò altre cose, continuerò a fare altre cose e probabilmente sarà anche in un'altra città. Irina, quali sono i tuoi programmi? The same. Uguale, sì, certo. Beh, adesso Irina ha comunque un lavoro e il prossimo anno, quando avrà finito il contratto, spero comunque che mi raggiungerà. Poi non so se staremo ancora in questa città, saremo forse in un'altra città della Cina, non lo so, Pechino o Cina, altre città. Adesso sono troppi fattori che non si possono controllare, il Covid. Vediamo un po' giorno dopo giorno. Maybe it's a little bit boring to stay here longer than 2 years. E quindi niente ragazzi, oggi abbiamo un po' raccontato la nostra storia. Salutiamo? Come salutiamo? In russo, italiano, cinese, giapponese? Va Va bene, in russo. bene. Pacca! Ciao ciao.